comprendere alcuni elementi di base per il quale magari soprattutto all'inizio proprio il CTO che lo aiuta a comprenderli, ma poi deve Esatto. farli propri a un certo punto. Ok. Perché sennò si crea anche delle aspettative sbagliate. Per dire, ti faccio un esempio, tu potresti dire, ah ma cavolo, vi sto pagando profumatamente come sviluppatori o come freelance, voglio un'applicazione che funziona senza bug. Lato business sembra corretta questa cosa, no? Io compro una macchina, non deve avere difetti, c'è la garanzia, se c'è un difetto, la porto. Ecco, questo software non è così. Cioè, è insito in sé, nello sviluppo software, che ci siano dei difetti, in alcuni casi anomalie vere e proprie, o altre cose che in un secondo momento potrebbero non funzionare bene, ma che inizialmente invece funzionano bene, ed è anche giusto così. Ok. Quindi, se non viene chiarita, cioè, non viene chiarito che dietro a un'applicazione, un sistema complesso, in realtà ci sono tutti questi elementi qui, tu potresti dire, ah, cacchio, ma allora siete degli incompetenti, ah, ma cosa vi ho pagato a fare? Ah, ma di qua, di là. E in realtà bisogna capire che il software, il cloud, le infrastrutture non funzionano così. Cioè, quel debito tecnico io di cui ti ho parlato prima, quando è che nasce? In realtà nasce nel momento stesso in cui si scrive del codice. Quindi è inevitabile. Va solo mitigato, Sì. quindi bisogna fare quelle scelte che ti dicevo prima, per le quali quel debito tecnico noi facciamo in modo che non sia troppo, che non sia così esplosivo da dire che poi tocca riscrivere tutto da capo, ma qualsiasi riga di codice che noi scriviamo procura del debito tecnico, perché oggi funziona, va bene, fa quello che deve, domani abbiamo 10 utenti per, basta un ciclo for scritto male, che Sì. funziona però a livello funzionale, ma che ha problemi di scalabilità. Ecco che qui va gestita l'aspettativa. Ecco perché poi chi è un founder, un imprenditore o un manager di un'azienda dove c'è software deve prima o poi capire questi meccanismi. Ecco, per quale motivo io dico queste cose qui anche in quegli articoli. Cioè, una figura da CTO voi dovete averla. Magari all'inizio posso essere io, poi a un certo punto Esterno, magari la vostra piattaforma cresce al punto tale per cui dice, ok, cerchiamocelo noi. Anche quello è difficile, te lo dico fin da ora. Ho dedicato un articolo, il CTO è il moderno unicorno digitale. Anche quello è ineluttabile. Cioè, come hai visto con gli sviluppatori, che non hai trovato un freelance su una lista di 100.000 email, figura che CTO, però a un certo punto può avere molto senso che ci sia interno. Cioè, raggiungete un volume tale per cui si rende appunto importante per una figura proprio full time dedicata solo a voi. Però, questo bisogna capire quando e se è utile questo Certo. come discorso. Potrebbe essere anche il primo programmatore che voi assumete che cresce con il tempo. Ah. Questo è un percorso, ci può stare, però dobbiamo essere sicuri in quel caso che ci siano cose come l'attitudine corretta e altre caratteristiche, di cui anche questo qui ne parlo in vari contenuti, no? Cioè, quali sono le caratteristiche di un CTO? Poi, adesso, non mi ricordo del titolo dell'articolo, del contenuto che ho scritto, ma sono certo di averne parlato, e quindi poi bisogna verificare che questo primo programmatore che assumiamo poi possa diventare questo tipo di ruolo e che lo voglia diventare, tra l'altro, perché molte persone valide tecnicamente non vogliono delle posizioni manageriali, questo va detto. Quindi sì, ti direi che un CTO che non per forza deve essere io, però la figura di questo ruolo dovete averla prima o poi, perché sennò poi rischiate di avere l'idea buona, avere il business, avere anche magari persone valide, anche il lato sviluppo, ma poi mancano certi punti, certe anelli di congiunzione per i quali poi si entra in conflitto o non ci si rende conto che nascono quelle cose tipo debito tecnico e così via, che poi portano purtroppo anche al fallimento di iniziative, l'ho visto varie volte, insomma.